Buonasera a tutti. Questa è la mia terza guida dove spiego come creare una pagina registrazione e far registrare i vostri amici e tutti gli utenti al vostro server privato di Metin2 con Amaci. Prima di tutto dovete avere la macchina startata. Come per startarla l'ho spiegato nella prima guida e nella seconda. Amaci pronto. Come vedete, con le cose e tutto. Poi ho messo il link del download di Portmap. Di Xamp nella descrizione del video. Quindi dovremo. Portmap non ha bisogno di installazione. Dovremo prima di tutto Xamp, lo installiamo, mettiamo English, next e mettiamo la spunta su install Apache se as service. Aspettiamo che finisca l'installazione. Xamp serve per avere il sito della registrazione ed è molto importante per far registrare gli utenti. Adesso vi si aprirà questa pagina. Ecco, finish. E adesso vi do questo. Mettete sì e ogni volta aspettate un attimo, l'auricolare mi si è messa male e ogni volta che aprite Xamp ci sarà questa spunta e Apache running. Se non lo è dovete metterlo. Adesso mettete qui e ce l'avrete qui. Adesso, nella descrizione del video, vi ho messo anche il file account create che andremo a modificare. Mettiamo open in Notepad. E qui, in configuration, dovete mettere il vostro IP normale, poi il root e la password del database. Che quella primaria è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvate e andate, fate copia, anzi, io faccio taglia. Come vedete, vi si è creata la cartella Xamp. Andate in htdocs e lo incollate. Perfetto. E la pagina di registrazione diciamo che è quasi pronta. Iniziamo a vederla. Dovete scrivere 5. I vostri IP di Amaci 5. 37.9.89 e poi account trattino basso create.php. No, aspettate un attimo che ho sbagliato. Create, non create. E come vedrete, c'è la registrazione. Se voi volete un'immagine, mettere un'immagine di sfondo, dovrete andare in htdocs. Mettere una qualsiasi immagine
Non lo so, tipo questa qui. Qualsiasi immagine la dovete rinominare. Per forza metti in 2.jpg. Voi fate copia e incolla. E poi andrete su Firefox. E andrete su Firefox e fate 5.37.9.89 a poi account slash account create.php e come vedete ci sarà la vostra immagine. Questa l'ho messa io. Adesso vi darà errore se cercate di fare un account perché dovete mettere portmap. Portmap serve sia per sbloccare le porte, sia per registrare gli account e per far loggare gli utenti al vostro server tramite il cliente. Quindi dovrete portmap nello stesso nel coso della registrazione. E come vedete, il mio portmap ho già messo tutte le porte. E voi lo dovete modificare facendo ogni porta con il vostro IP. No, aspettate un attimo, così. E come vedete qui c'è un IP, dovrete mettere il vostro IP con il ceto finale in tutte quante le porte, quindi 1, 2. Ma io, visto che l'ho già fatto, metterò play e fate così con tutte. Soprattutto la porta 3306, scusate, ma no, c'è mia madre che vabbè, lasciamo perdere. Poi la 16000 e ok, e non fate tasto X, sennò si chiuderà e lo dovete lasciare aperto. Ecco, adesso potreste già far entrare la gente nel vostro server. Ricordate che i namaci devono entrare mettendo rete, partecipo alla rete esistente, mettete nome e password della vostra rete. Dopo che saranno entrati, adesso faremo un nuovo account. Questo è il mio nome. Potete mettere nome, password, ripetere la password, poi email. Un'email potete mettere qualsiasi, tanto non vi chiede email di conferma. Poi la password deve essere per forza di 7 caratteri e mettiamo questa. E praticamente, adesso dovete aspettare. E aspettate, se va tutto bene, c'è scritto l'account program 97 è stato creato con successo e potete chiudere la pagina. E adesso se vi collegate al vostro cliente, dopo aver cambiato amici e tutto, anche gli altri utenti. Scusate il volume. Ecco. Basterà crearvi un nuovo personaggio. Io metto Gin. E adesso che l'account è stato creato, potete benissimo fare start. E caricherà il video. Come vedete funziona benissimo. E nella prossima guida vi spiegherò come fare un account UGM. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima guida.